Ieri a quarto grado Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero hanno svelato nuovi dettagli riguardanti il giallo di Mazara del Vallo. E nonostante la diffida di Piera Maggio, continuano a parlare di Denise. In studio su Rete 4 si è parlato di una bambina misteriosa, con un codice fiscale falso, trasportata da Mazara fino in Tunisia su un barchino, il giorno stesso della scomparsa della piccola Denise. Queste informazioni arrivano dalla Angioni, che ha dichiarato di aver ricevuto da privati cittadini un documento che potrebbe riguardare la scomparsa di Denise Pipitone. Il 2 settembre 2004, una bambina sarebbe partita insieme a due adulti mazzaresi dal porto di Trapani verso la Tunisia. I tre si sarebbero imbarcati sulla motonave da Bundio. A detta di Angioni, dai controlli da lei stessa effettuati, non esisterebbe quella bambina, dunque. La dottoressa lascia intendere la possibilità che quella bambina potesse viaggiare con un nome falso e che ci sia stata una mancanza per quello che riguarda i controlli effettuati al porto. Nello specifico, l'ex PM ha estrapolato il codice fiscale dai documenti in possesso riguardanti quella partenza, accertando che non esiste alcuna persona fisica associabile ad esso. Secondo voi questa bambina potrebbe essere veramente Denise? Cosa pensate dell'ex PM Maria Angioni? Perché si espone così tanto? Fatecelo sapere nei commenti. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.